qua con Bruno Zanchi, appena finita la terza tappa del mondiale di enduro elettrico qua a Varazze. Intanto com'è andata la gara? È andata bene, Franci, ho fatto settimo assoluto e ho vinto la categoria, perciò direi positivo, dai. Bene, bene. E volevo chiederti qualche curiosità su questo mondo elettrico. Secondo te, che caratteristiche deve avere una bici elettrica per vincere, comunque per andare forte in una gara di enduro elettrico? Allora, sì, chiaramente la prima cosa che passa in testa è sicuramente la motorizzazione che ha la bicicletta. Come ben sai, oggi esistono più aziende sul mercato che danno il motore ai vari telai delle varie biciclette. Ogni azienda decide un po' con che cosa abbinare il proprio telaio con il motore. Tendenzialmente i motori hanno coppie diverse e perciò esprimono valori diversi sul campo. Però staccano tutte a 25. Assolutamente sì, a 25 all'ora staccano tutte. Come hai potuto vedere anche oggi hanno fatto più di un controllo sulle varie PS. Arriviamo, termina la prova speciale, l'addetto responsabile di questo test mette la bicicletta sul rullo, verifica che stacchi a 25, se stacca a 25 è tutto a posto, altrimenti ti squalifica dalla gara. Perciò quella è una cosa importantissima. E la seconda cosa importante secondo me è la telaistica della bici, perché puoi avere un gran motore, ma se la telaistica della bicicletta ha degli angoli piuttosto strani, magari più cross-countristici rispetto a un angolo e a dei passi diversi nel mondo della discesa, diciamo che quello è fondamentale per riuscire poi ad andare forte quando ti sei portato in alto grazie al motore e poi hai tutta la parte della discesa da affrontare, perciò fondamentale. Altra cosa che secondo me non è assolutamente da lasciare in ultima posizione è comunque anche l'impianto frenante. Abbiamo biciclette che pesano 25 kg, ci arriviamo veramente forte in queste curve perché il peso, la stabilità della bici eccetera eccetera ti permettono di arrivare a velocità importanti, devi avere dei freni che ti possano fermare, non solo rallentare, perché in un attimo sei nel raggio di curva e devi riuscire a gestire la curva nel miglior modo possibile. Direi che queste tre cose sono le cose più importanti: le gomme, le sospensioni, eccetera. Le sospensioni, eccetera. Secondo te cambiano tanto da una bici normale? Cioè, ovviamente andrà fatto sag anche lì, quindi magari una molla con un libraggio un po' più duro. Sì. Ma invece davanti ha qualche impostazione o qualche setting strano, diverso per il peso, per i cambi di peso in frenata, oppure più o meno va sempre a sensazione, a stile del pilota? Sì, direi che tendenzialmente, come ben sai, utilizzo le sospensioni molto morbide perché mi piace guidare e sentire la bicicletta che fa il lavoro che dovrei fare io e perciò utilizzo tutto molto morbido, ma chiaramente il peso della bici, le velocità ti portano ad avere soprattutto una progressione della forcella in modo molto molto importante. Prima parte sag buona, morbida, ma poi decisamente aggressiva la parte finale, perciò a livello di curva di progressione è importante. Okay. Secondo te invece un pilota, quali sono le caratteristiche principali di un pilota di elettrico? Cioè sono le stesse di un pilota d'enduro, quindi comunque una resistenza generale molto alta e una grande potenza e sprint per le speciali, oppure c'è qualcosa di diverso? Cioè, per quanto ho visto io, l'elettrico magari fatichi un po' di meno nei trasferimenti perché è il motore che ti aiuta e non ti affatichi in quello, certo. Però le speciali ho visto che sono molto dure. Sì, hai azzeccato sicuramente il discorso. Le speciali sono veramente dure e perciò nel momento in cui tu vai oltre 25 all'ora hai una massa da muovere, da spostare veramente importante, veramente pesante, perciò serve tanta forza resistente. Forse qua siamo un pochettino più agevolati noi che abbiamo un motore mediocre rispetto, diciamo, ai campioni, perciò ragazzi più giovani, perché grazie all'aiuto chiaramente della pedalata assistita e del motore il gap forse si riduce un pochettino, però tendenzialmente un atleta che fa sia pedalata muscolare, perciò enduro tradizionale, e bike deve avere delle grandi caratteristiche legate appunto all'essere un grande atleta di base e poi chiaramente un pilota e un discesista. Deve esserci veramente un mix di entrambe le cose. Dirti che padroneggia il cross countrista alla Fontana piuttosto che il garibbo discesista è molto difficile. Okay. Tendenzialmente dipende a volte anche dai tracciati, dipende molto anche dalla lunghezza delle gare e c'è un bel mix. Quindi comunque deve essere un atleta a tutti gli effetti. Assolutamente sì. Non è che c'è il motore. Non ti inventi nulla, no.
come tutte le discipline, non ti inventi nulla. E più sali chiaramente di livello, più trovi fenomeni che guidano queste biciclette con una scioltezza, con una capacità che sembra che guidino una bicicletta da 12 kg, perché li vedi con una capacità veramente di riuscire a gestire la guida in sé eccezionale. Molto bene. Beh, a parte le gare, comunque la bici elettrica ha avvicinato un sacco di persone al mondo della bici in generale, e questo però è solo un vantaggio a parer mio nel mondo bici. Assolutamente sì, ha avvicinato un sacco di persone che non si sarebbero mai sognate di poter andare in bicicletta e di fare perciò dei vedere anche dei posti fantastici piuttosto che, e questa cosa chiaramente ha dato uno sbocco anche sul mercato incredibile, molto molto bello. Sì, bene, ottimo, sono d'accordo. Grazie Franci. Grazie a te. Sempre alla bello, prossima. Sempre bello vederti. Bene, grazie a te. Ciao ciao. Ciao, ciao.